Cariecheme, lo squalo sta qui ancora con voi. Guarda come stiamo oggi, se stiamo a fare un goccetto di... Questa non è grappa, questa sarebbe una bevanda fatta con l'alloro, che l'alloro fa bene anche per lo stomaco, però è una cosa favolosa questa. Noi ce ne imbriachiamo, amico mio, e buonanotte. C'ho una bella notizia da darvi, no? Allora, il marito la tratta come una schiava. Allora lei che fa? Fa la pipì per un anno nel tè della suocera. Ha capito? Beh, pensa che schifo. La pipì, proprio che c'era pure qualche cosa che diventa pure russo sto tè. Allora, si tratta a Nuova Delfi. Il rapporto con la suocera, si sa, è spesso molto complicato e per questo viene circondato da molti luoghi comuni. Marekka Nak Vaski, una ragazza indiana di 32 anni, ha deciso di organizzare una partenza silenziosa, proprio contro il suo matrimonio imposto. Ha urinato per un anno tutti i giorni nel tè destinato a essere allegramente sorseggiato della suocera. Ma beata lei, ma dai schifo. Questo finché un giorno non è stata beccata in flagranza di reato. Una forma di riscatto vero e proprio, poiché il rapporto che aveva con suo marito Deepak non era dei migliori. Era molto infelice per il suo matrimonio combinato, ha raccontato un'amica della donna. Mi diceva sempre che suo marito la trattava come una schiava e alla fine ha deciso che ne ha avuto abbastanza. Reca, una ragazza molto forte mentalmente, le piace essere indipendente e essere comandata dai suoi soci e dal suo marito, era purtroppo per lei. Quindi credo che quel gesto sia stato fatto soltanto come forma di sfogo verso la sua situazione. E ha concluso così. Ma gli ha dato una bella pisciata in bocca, non era meglio. Così assaggiava ancora meglio. Va bene ragazzi, quando ci sarà qualche altra cosa vi richiameremo. Arrivederci a tutti, buon divertimento. Ciao ragazzi, e a posto, vai.